Abbiamo visto la volta scorsa, ci siamo focalizzati sulla terza legge, sull'interpretazione della terza legge in termini di forza di gravitazione universale, in particolare come calcolare il raggio dell'orbita del satellite geostazionario e come la terza legge di Keplero è legata al fatto che la forza di gravitazione va come l'inverso del quadrato della distanza. Oggi ci focalizziamo sulla seconda legge di Keplero. Ve la ricordo. La seconda legge afferma che nella loro orbita ellittica attorno al Sole, fatemi fare un'ellisse grosso modo, ecco, qui c'è il Sole, qui c'è il pianeta, ok? Se immaginiamo un segmento che congiunge Sole e pianeta e consideriamo due istanti diversi dell'orbita, un istante T1, il pianeta si trova nella posizione T1 e un istante T2, in cui il pianeta si trova nella posizione T2, allora quest'area, l'area che il raggio vettore copre nel suo moto, quindi ipotizzando un moto di tipo antiorario, quest'area è proporzionale a quanto tempo è trascorso tra T1 e T2. O se preferite, il rapporto tra quanta area ha coperto il raggio vettore o vettore posizione rispetto al tempo è costante durante tutta l'orbita. Prego. Questo si legge delta A è proporzionale a delta T, o se preferisci è uguale a una costante per delta T, che significa la stessa cosa. D'accordo? Ok. Focalizziamoci un attimo sull'area. Supponiamo che questo sia il Sole e qui c'è il pianeta in un determinato istante. Certo, questa è una conseguenza diretta della seconda legge, è formulata in questo modo. Il raggio vettore copre aree uguali in tempi uguali, o viceversa, l'area coperta è la stessa a parità di tempo trascorso. Ok? Quindi il rapporto tra quanta area copre diviso quanto tempo è sempre lo stesso, indipendentemente da dove prendo il tempo. Ok. Ripeto, torniamo sul concetto di area. Se qui ho il vettore R che dà la posizione del pianeta rispetto al Sole, e questo è il vettore velocità, in questo particolare istante. Se consideriamo un intervallo di tempo, tutto sommato sufficientemente piccolo. Allora, in questo intervallo di tempo, il pianeta si sposta di un vettore delta R, che è lo spostamento che sarà velocità per delta t, assumendo che la velocità in quell'intervallo di tempo non cambi tanto. Ok? Quindi, se prendo, fatemi disegnare in rosso il vettore spostamento, ecco, nell'intervallo di tempo che ci interessa, questo è il nostro delta R. Congiungo, anche in rosso, questo con S, e quindi questa è l'area coperta nell'intervallo di tempo delta T. Ok? Ora, se guardiamo meglio questo triangolo che si è venuto a formare, fatemi prolungare un attimo R, questo. Okay. Come faremo a calcolare l'area di questo triangolo? Beh, un modo per calcolare l'area è il solito base per altezza diviso 2, quindi un mezzo. La base potremmo prendere il lato R, il segmento quindi SP, Sole pianeta, e l'altezza
spero di disegnarla decentemente, fatemela disegnare in blu. E questo è il segmento. Questo è perpendicolare a il segmento SP. A quanto misura questo segmento? Beh, se osservate, il triangolo che si è venuto a formare delta R, altezza e prolungamento di SP, questo è un triangolo rettangolo. Immaginiamo che questo angolo misuri alfa, quindi l'angolo tra la velocità e la posizione. Allora, questo segmento, cioè l'altezza del nostro triangolo, sarà il delta R, che è l'ipotenusa per il seno dell'angolo alfa. Quindi qui avremo per l'altezza, cioè delta R, lo spostamento per seno alfa. Ma abbiamo appena visto che al posto di delta R possiamo anche usare V delta T. Quindi l'area coperta dal pianeta, del raggio Sole pianeta in questo intervallo di tempo, possiamo esprimerla come un mezzo di R V sen alfa per delta T. Ok? Se confrontiamo questo con la legge di Keplero, la seconda legge, scusate, abbiamo che questa parte è costante. Vi ricordate, la legge era esprimibile come una costante per delta T. Quindi tutta questa parte, quello che moltiplica il tempo, possiamo interpretarla come una costante. Ok? Quindi possiamo desumere dal confronto di questa espressione con quella della legge che il prodotto, beh, l'un mezzo lasciamolo stare, è una costante numerica, R per V per il seno di alfa è costante nel corso di tutta l'orbita. Ma alfa che cos'è? Alfa è l'angolo tra il vettore posizione R e il vettore velocità V. Ok? Domanda retorica, ma insomma la risposta ovviamente sì. Questa relazione appena trovata, conseguente alla seconda legge di Keplero, possiamo interpretarla con qualche legge fisica generale? Cioè, c'è in fisica qualcosa che contenga questi fattori e che sia soggetto a una legge di conservazione? La risposta è sì. Il prodotto tra due vettori e il seno dell'angolo tra i due, quindi proprio questa parte, è una operazione tra vettori che fa riferimento al prodotto. Vi ricordate quando abbiamo introdotto il lavoro l'anno scorso? Abbiamo parlato di prodotto scalare tra vettori, cioè il prodotto tra due vettori che dà come risultato uno scalare. Ma non è l'unico, che era uguale a lunghezza del primo vettore per la lunghezza del secondo per il coseno dell'angolo tra i due vettori. Non è l'unico prodotto tra vettori che si può concepire, ce n'è un altro che interviene in questo contesto, questo è il prodotto vettoriale. Questi tre termini fanno parte di quello che si chiama prodotto vettoriale tra due vettori. Se ho due vettori qualsiasi, posso costruire un terzo vettore ottenuto dal prodotto dei primi due nel seguente modo. Facciamo riferimento comunque ai vettori che abbiamo a disposizione adesso. Se ho questo vettore che dichiamolo con R, lo disegno nello stesso punto dell'origine del dr V, il vettore R per V, con questo x indica il prodotto vettoriale, è un vettore, chiamiamolo P, prodotto,
Ok? Che ha le seguenti caratteristiche. Essendo un vettore, avrà un'intensità, una direzione e un verso. L'intensità del prodotto vettoriale, cioè quanto è lungo il vettore, prodotto vettoriale, è intensità del vettore R, intensità del vettore V, cioè il prodotto delle due intensità dei due vettori, per il seno dell'angolo tra i due, che è quello che ci interessava. Dopodiché, essendo un vettore, ha anche una direzione e un verso. Il vettore P è perpendicolare al piano definito da R e V. Cioè, i due vettori R e V definiscono un piano. Il vettore P, fatemelo disegnare in blu, è perpendicolare a entrambi. Ed è diretto come? Beh, segue la regola che si chiama regola della mano destra, cioè se prendo le dita della mano destra e le dispongo lungo R, e faccio ruotare le dita verso V, il pollice mi dà il verso del vettore prodotto. Quindi R verso V, il pollice mi dice verso l'alto. Per questo motivo il prodotto vettoriale è un prodotto piuttosto peculiare perché è anticommutativo, cioè R vettore, si dice V, è l'opposto di V vettore R. Cioè se inverto i fattori cambia segno il prodotto. Se vado da V verso R, il pollice va verso il basso. Ok? Tutto chiaro fin qua. Qual è la grandezza fisica legata a, in questo caso, nel caso nostro, R, V, sen alfa? Beh, abbiamo visto a suo tempo, proprio fino a poco fa, che una delle leggi più importanti, più fondamentali di tutta la meccanica è la conservazione della quantità di moto, che è il prodotto massa per velocità. E questo è importante in tutti i moti traslatori. Qui abbiamo a che fare con moto roto traslatorio, dove la distanza cambia, ma cambia anche l'orientazione, l'angolo. Per questa ragione, in tutti i moti che comportino rotazioni, si introduce questa grandezza che è un vettore, il simbolo è L, qualcuno lo chiama J, che è il prodotto vettoriale tra il vettore posizione e il vettore quantità di moto. E si chiama momento angolare. Per come è definito, è chiaro che il vettore momento angolare ha come intensità R, M, V, sen alfa. Ok? Osservate che qui troviamo tutti gli elementi principali che abbiamo visto prima, a parte la massa, nella seconda legge di Keplero. Ok? Quindi nel moto del pianeta attorno all'orbita, questi fanno parte, scusate, della seconda legge di Keplero. Quindi nel moto di un pianeta attorno al Sole, il momento angolare del pianeta è una grandezza che ha come intensità, ripeto, R, M, V, sen alfa, e quindi è la massa moltiplicata per 2 per quella che prima avevamo indicato, fammi tornare un attimo indietro, come la velocità con cui l'area spazzata dal raggio vettore cambia. Quindi ho 2m per delta A su delta t. Quindi la costanza di questo numero è legata alla conservazione di questa grandezza. Come nel caso della quantità di moto,
se le forze esterne hanno risultante nulla, la quantità di moto si conserva. Un'analoga legge vale per la dinamica, come si dice, delle rotazioni. Qui la quantità di moto è importante nei moti traslatori, nei moti rettilinei. Il momento angolare è importante nei moti dove c'entrano le rotazioni. E nel modo del tutto analogo a quanto abbiamo visto in riferimento alla seconda legge di Newton, cioè la forza è uguale alla variazione della quantità di moto P rispetto al tempo, e quindi se la forza applicata è nulla, la quantità di moto è costante. In termini di dinamica delle rotazioni, vale una legge del tutto analoga, cioè se prendo il prodotto vettoriale tra il vettore, posizione e la forza, ottengo che questo vale la rapidità con cui cambia il momento angolare. Quindi se questa grandezza è zero, allora è solo allora il momento angolare è costante. Questo c'entra nel nostro caso? Certo che c'entra, perché questa legge, scusate, passo indietro, possiamo chiamarla legge di conservazione del momento angolare. Il prodotto R vettore F prende il nome di momento della forza. Se la forza è la forza di gravitazione universale, se F è meno g m piccolo m grande su R quadro lungo R, vedete che la forza è parallela al raggio vettore, al raggio posizione, perché è proporzionale a questo vettorino R quel cappuccio sopra, che significa che dà la direzione della congiungente Sole pianeta. Ma se la forza è parallela, scusate, volevo scarabocchiare, se la forza è parallela a R, allora, quindi ripeto, se F è parallela a R, allora alfa è 0. L'angolo tra il vettore posizione e la forza è nullo. E se alfa è 0, se n alfa è 0, il vettore tra la forza e il vettore posizione è nullo. O è pi greco. Facciamo un disegno: se qui c'è il Sole e qui c'è la Terra o il pianeta, questo è il vettore posizione, questo è R, e questo è il vettore forza, è parallelo ad R, questo è F. Ecco. Tra i due c'è un angolo di o 0 o 90 gradi, ok? Sono paralleli, quindi il prodotto vettoriale tra R ed F dà 0, quindi vale questa condizione. Cioè il vettore R moltiplicato vettorialmente per F dà un risultato nullo, perché il seno di pi greco è 0. E quindi, essendo 0 il momento della forza, vale questa legge di conservazione. Quindi, detto in altri termini, dato che R vettore F è nullo, L si conserva e quindi si conserva anche delta A su delta T. Quindi la seconda legge di Keplero non è altro che una conseguenza del fatto che la forza di gravitazione universale è una forza, come si dice, centrale. Cioè il pianeta è sottoposto a una forza sempre diretta verso il centro della sua orbita, verso il Sole. Perché solo in questo caso, anzi, soprattutto a causa di questo prodotto vettoriale vale 0, ed essendo questa grandezza proporzionale a quanto cambia il momento angolare, se questo è nulla, questo è costante. Non solo,
C'è un'altra conseguenza molto importante. Il momento angolare, questa L, è un vettore. Se rimane costante il vettore, rimane costante in intensità, direzione e verso, cioè la retta lungo la quale il vettore si colloca è sempre la stessa. Ma se questo accade, vuol dire che il piano formato da R e da V è sempre lo stesso, perché la direzione di L è perpendicolare al piano formato da R e da V. Quindi non solo questo fatto, il fatto che R vettore F è nullo, produce la costanza della rapidità con cui l'area viene spazzata, ma ha un'altra conseguenza importante, le orbite sono planari. Cioè stanno tutta l'orbita sta sullo stesso piano. Perché il vettore R e il vettore V non possono cambiare piano. Definito un piano iniziale, rimangono sempre in quello. Perché se cambiassero piano, se definissero piani diversi, il vettore L cambierebbe di direzione. Cosa che invece non succede. Quindi abbiamo interpretato non solo il fatto che aree uguali vengono coperte in tempi uguali, ma anche il fatto che l'orbita è una traiettoria che sta su uno stesso piano. Questo è dovuto al fatto che la forza di gravitazione universale è una forza centrale, si dice, cioè diretta lungo la congiungente, in questo caso, Sole-pianeta. E questo risultato vale indipendentemente poi da come cambia con la distanza. Con il solo fatto che è centrale, abbiamo là come conseguenza la seconda legge di Keplero. Cioè il fatto che F è parallela a R, cioè la stessa direzione, ha come conseguenza la seconda legge di Keplero. Quindi si può interpretare questa dicendo la forza è diretta lungo la congiungente Sole-pianeta. È una forza centrale. È tutto chiaro fin qui. Ci sono due istanti nel moto del pianeta particolarmente semplici, che sono quelli che poi incontreremo negli esercizi. Gli istanti nei quali l'angolo alfa che interviene qua dentro, dove aspetta, qui, eccolo, vale 90 gradi, cioè quando R è perpendicolare a V, quindi se l'alfa vale 1. Quali sono questi due istanti? Fatemi ridisegnare l'orbita. Qui abbiamo il Sole, qui abbiamo la nostra ellisse, grosso modo, molto grosso modo. Ecco. Ricordate che ci sono due posizioni, su questo torneremo, nelle quali la distanza Sole-pianeta ha un valore minimo. In questo caso si chiama perielio, chiamiamolo Rp, o massimo, in questo caso si chiama afelio, Ra. Oppure, se parliamo di satelliti che ruotano attorno alla Terra, sarà il perigeo e l'apogeo. Ok? Se questa è la distanza minima, okay, vuol dire che qui tutta la velocità è perpendicolare ad R, quindi qui la velocità è diretta in questo modo. Perché se non lo fosse, se avesse componenti paralleli ad R, vorrebbe dire che la distanza che
tra Sole e Terra, se ha magari una componente parallela ad R verso il Sole, dovrebbe diminuire ancora, ma allora non sarebbe più il minimo. Analogamente, nell'afelio, la velocità è perpendicolare all'afelio, al raggio, per lo stesso motivo. Scusate, questa è V. Se non fosse perpendicolare, se avesse componenti lungo il raggio dovrebbe aumentare ancora. Questa è Vp. Ma quindi se, come abbiamo visto prima, il prodotto Rv sen alfa è costante durante tutta l'orbita, in particolare questo si applica nelle posizioni del perielio e dell'afelio. Cioè il prodotto R al perielio per la velocità al perielio, se n alfa vale 1, vale quanto la distanza del pianeta dal Sole all'afelio per la velocità all'afelio. Quindi qui in particolare la velocità con cui il pianeta si muove attorno al Sole, ok? È inversamente proporzionale alla distanza dal Sole stesso, nei due istanti, attenzione. In generale, la velocità dipende sia dalla distanza, ma anche dall'angolo che si forma tra il vettore posizione e il vettore velocità, che cambia nel corso dell'orbita. È 90 gradi solo in due istanti, nell'istante di raggio minimo e nell'istante di raggio massimo. In questi due qui il disegno, ahimè, è un po' infelice, ma questo è, immaginatevi, uno diametralmente opposto all'altro, lungo l'asse principale dell'ellisse. Ok? E in questi due istanti vale questa relazione. Cioè il prodotto distanza per velocità è lo stesso. E qui possiamo ignorare alfa perché alfa vale 90 gradi, quindi il seno vale 1. Ok? È tutto chiaro? Perfetto. D'accordo? In generale, vediamo se riusciamo a fare anche quest'ultima considerazione. Abbiamo qualche minuto ancora, no? Boh, allora lo vedremo la prossima volta. Ci sono domande? No, ci fermiamo qui. Prossimamente applicheremo questo negli esercizi che propone il libro.